Buonasera e ben ritrovati come sempre puntuali alle 9.30 negli studi di Una Mera al giorno, pronti per cominciare una serata come sempre ricca di novità per occuparci del vostro benessere e della vostra salute e per offrire dei consigli attraverso la voce degli specialisti che si susseguono qui nei nostri studi. La serata di questa sera la inauguriamo parlando di un argomento molto delicato, quello dei tumori ovarici e ginecologici e in particolare di come la diagnosi anche e il trattamento che ne consegue eh, possano incidere molto sulla vita di una donna e non solo, anche sulla vita del partner quando c'è un compagno, un marito e anche dell'intera famiglia quando questa donna ha dei figli. Eh, per parlare di tutto questo allora vi vado a presentare immediatamente la nostra prima ospite di questa sera, la dottoressa Silvia Gregori, vicepresidente Acto Buonasera. Nazionale, pediatra e neuropsichiatra infantile. Benvenuta. Grazie di avermi invitato. Grazie a lei per essere qui con noi questa sera. Uh, dottoressa Gregori, ACTO, uh, l'alleanza dei tumori uh, ovarici e anche ginecologici, uh, si è occupata proprio recentemente uh, di, un, uh, di un report. Un report che ha fotografato la qualità della vita delle donne che uh, devono sottoporsi al trattamento oncologico per un tumore ovario, un, ovarico o un tumore ginecologico, e soprattutto è emerso che c'è una che spesso viene trascurato, che è quello della sessualità. La sessualità oggi rappresenta ancora un tabù perché se ne parla poco con i medici, se ne parla poco in famiglia. Ma vuole ehm, leggerci qualche dato eh, di quello che è emerso dalla vostra analisi? Allora, innanzitutto vorrei dire una cosa che è importante: è notevolmente eh, prolungata la sopravvivenza e la qualità della vita per cui sempre più ci si sta occupando di come lavorare perché le pazienti anche affette da un tumore, nonostante l'intervento, nonostante le terapie, hanno una qualità di vita soddisfacente per molti anni, quindi la prognosi di questi tumori che sono dei tumori eh, seri che tendono a recidivare sta profondamente cambiando e questo chiaramente ci spinge a valutare anche quello che poi è l'impatto della malattia e delle terapie sulla qualità della vita. Il problema della sessualità diciamo che è un problema eh, molto spesso sottovalutato e comunque quasi mai affrontato. Ci sono due ordini di problemi, da una parte ci sta proprio il cambiamento fisico che spesso segue ad un intervento e inoltre anche la fatica, che la donna affronta nelle terapie eh, purtroppo diciamo l'aspetto della sessualità sembra essere un aspetto in secondo piano quasi come se come dire vabbè, hai un tumore ringrazia che sei sopravvissuta il resto non conta eh, quello che è emerso da questa prima indagine appunto di atto è eh, fatto su un campione di donne non grandissime, proprio come le donne percepiscono un problema di variazione dell'immagine corporea, e questo riguarda più della metà delle pazienti, e anche come poco queste pazienti, anche qui siamo alla metà se non di più delle pazienti, siano poco informate dai loro medici di quelli che sono i cambiamenti. Assolutamente, dottoressa Gregori, la ringrazio per aver sottolineato questo aspetto così importante, cioè il fatto che oggi eh, si guarda eh, molto alla qualità della vita e laddove questo non viene fatto è bene invece eh, che si stimoli il medico, eh, tutta l'equipe multidisciplinare che lavora attorno ad una paziente che affronta eh, una diagnosi e poi una terapia di questo tipo perché giustamente, come diceva lei, eh, per fortuna eh, la scienza ha fatto dei progressi e quindi oggi la sopravvivenza è molto alta, soprattutto quando la diagnosi è precoce, e quindi non bisogna pensare e etichettare la donna che riceve una diagnosi eh, di questo tipo come appunto una paziente, una persona che è affetta eh, da un tumore, ma come una donna che dopo il trattamento dovrà continuare a vivere questa vita dovrà essere eh, di, di buona qualità. Bisogna aspirare ad una qualità quanto più alta possibile per queste donne. Ehm, tornando, diciamo, al tema centrale. Della nostra intervista, quella della sessualità, volevo capire ma perché ancora è vista come un tabù, perché passa in secondo piano, perché le donne hanno vergogna di parlare di questo con il proprio medico oppure perché effettivamente manca una figura di riferimento all'interno di quella che è l'equipe che si prende cura di una donna con un tumore ovarico o ginecologico. Ma guardi, le cause sono molteplici. Uh, intanto la sessualità è ancora un tabù nel nostro paese, uh, i medici hanno poco tempo e spesso c'è un grosso problema secondo me, cioè il, la malattia è nella persona ed è nella vita della persona, mentre invece è un po' come se noi... Quando affrontiamo una malattia, affrontiamo la malattia, tutto quello che c'è intorno smette di essere importante. Mentre invece, proprio perché è anche aumentata la sopravvivenza, uno impara a capire molto presto che la malattia ti farà compagnia, si augura, per molti anni e quindi quelli che un tempo erano degli aspetti che potevano passare in secondo piano, oggi... Devono essere presi in considerazione. Non dimentichiamoci che questo è un tumore che può colpire anche donne molto giovani, quindi persone che magari sono sposate da poco, stanno per sposarsi o avevano una progettualità rispetto alla possibilità di una procreazione, rispetto alla possibilità di fare figli. No? E quindi è fondamentale che noi non dimentichiamo mai che davanti a noi abbiamo una persona che cammina anche con la sua malattia, ma una persona in tutti gli aspetti della sua vita, di cui la sessualità è una parte importante. Io penso che ci sia anche un'altra cosa, eh, la sessualità è legata anche alla possibilità di provare gioia, di sperare di investire sul proprio futuro. Quello che a volte manca quando ti viene fatta una diagnosi di tumore è proprio la speranza, cioè come eh, ripensare la tua vita eh, che viene ovviamente stravolta da una diagnosi seria, ma in cui è fondamentale imparare a risperimentarla e a trovare un nuovo equilibrio nonostante la malattia. Dottoressa Gregori, giustamente lei uh, sta sottolineando che la sessualità è uno uh, degli aspetti che dovrebbero continuare a far parte della vita di una donna che riceve una diagnosi di cancro, perché qui stiamo parlando di qualità della vita, di migliorare la qualità della vita, di restituirne una più o meno analoga a quella precedente alla diagnosi di, di un tumore. E allora quali sono, secondo lei, se dovessimo fare una sorta di elenco, gli aspetti che andrebbero non trascurati anche quando si ha Affronta un percorso così difficile e doloroso. Ma intanto eh, le donne devono essere affiancate e probabilmente non solo dal medico, che spesso come dire, è anche stritolato tra prescrizioni, eh, moduli burocratici, tempi che all'interno delle strutture pubbliche sono contingentati. Eh, I medici forse dovrebbero essere più chiari su quelli che sono. I cambiamenti corporei che un intervento produce e quindi anche eh, sulla sensibilità che eh, ci può essere dopo il momento in cui uno eh, ricomincia a sperimentare un'attività sessuale. È chiaro che eh, c'è un grosso problema ed è da una parte il cambiamento dell'immagine corporea, per cui ci sono donne che ti dicono non mi riconosco più, non posso guardarmi. Ci sono dei cambiamenti legati anche, come dire, all'eliminazione di alcune parti del corpo. Quindi per esempio tutti i problemi che possono essere legati alle secchezze vaginali, a una difficoltà. Uh, per esempio a risperimentare la penetrazione, la paura anche di provare dolore ehm, e tutti questi aspetti dovrebbero essere, come dire, discussi e affrontati serenamente con uno psiconcologo, con un sessuologo, perché poi esistono delle possibilità di migliorare anche quello che può essere un problema come la secchezza vaginale e di ritrovare una sessualità piacevole che può essere diversa ma comunque piacevole ed importante soprattutto se noi pensiamo a donne che possono ricevere una diagnosi di tumore anche a 28 anni, 30 anni, cioè molto giovani con una vita davanti a loro, con un partner. E poi va detto che spesso c'è anche una difficoltà a parlarne all'interno della coppia, perché è chiaramente ci sta la stanchezza della donna, il rimettersi in piedi, l'imparare a convivere con un corpo diverso. Dall'altra parte, come dire, ci può essere anche una difficoltà del compagno ad affrontare dei temi che pensa potrebbero essere dolorosi comunque difficili, che potrebbero mettere comunque in difficoltà la compagna e quindi a volte su questo è importante che la coppia sia aiutata eh, in questo percorso e non venga lasciata sola a come dire, gestire le proprie difficoltà. Sì assolutamente, laddove c'è una coppia fissa è importante dunque eh, che l'uomo venga coinvolto all'interno di questo percorso e che venga informato perché eh, a volte ho sentito storie eh, di donne che raccontavano che proprio gli uomini eh, si sentivano praticamente rifiutati e che in quel momento non riuscivano a capire perché non avevano gli strumenti per farlo, che cosa stesse realmente, realmente accadendo e, quel, e che quella lontananza anche dal punto di vista fisico intimo era dovuto alle conseguenze dei trattamenti oncologici, conseguenze che lei ha un po' elencato, che possono essere appunto la secchezza vaginale, ma anche il cambiamento di un'immagine corporea, un'eccessiva stanchezza e quindi questi uomini, quando non venivano ben informati eh, sulla situazione, effettivamente non riuscivano a comprendere quello che stava accadendo. <ride> ehm, parliamo di donne, come diceva lei, dottoressa Gregori, che spesso sono anche molto giovani e che stanno per formarsi una famiglia, in alcuni casi invece una famiglia l'hanno già formata e quindi possono essere anche mamme, mamme di bambini alle volte molto piccoli. Ecco, lei è una pediatra, è una neuropsichiatra infantile. In che modo? questi bambini, anche a seconda dell'età che hanno, possono percepire eh, tutto questo percorso che la loro madre affronta e in che modo questi bambini possono essere sostenuti al meglio? Guardi, i bambini percepiscono sempre tutto, è chiaro che non hanno gli strumenti e soprattutto la percezione della malattia e anche cosa dire, come dire e quanto dire varia moltissimo in rapporto all'età. C'è una cosa importante che il bambino percepisce, la madre è da un'altra parte, perché ovviamente l'attenzione, la capacità di dare amore, di contenere Può essere messa in discussione in momenti di stress, quindi subito dopo un intervento, quando stai affrontando una chemio, e quindi come dire, non ce la fai a pensare agli altri perché hai già difficoltà a pensare a te stessa e a farti carico di te stessa. Quindi in questo eh, i genitori anche lì dovrebbero essere aiutati perché possono cambiare. Le modalità ma non la sostanza. Non so, dopo un intervento è chiaro che, per esempio, una mamma può avere difficoltà a prendere un bambino in braccio, a mettersi magari per terra a giocare con lui. No? Allora non devono essere lasciati soli, però uno può dire giochiamo sul letto per esempio, eh, troviamo dei giochi che siano meno stancanti, più facili da fare, ovviamente queste cose sono molto legate e dipendenti dall'età del bambino da una parte e dall'altra anche dal mondo affettivo che circonda la donna e il bambino la presenza o meno di nonni sufficientemente giovani che possono diventare dei riferimenti affettivi. La cosa importante è che chiaramente noi non possiamo dire tutto, ma non possiamo nemmeno non dire, cioè pensare che il bambino deve essere allontanato nei momenti di difficoltà perché lui può vivere tutto questo come un senso di abbandono e di esclusione, mentre invece è importante che il bambino continui a far parte della famiglia, eh, i bambini poi spesso esprimono attraverso il gioco, attraverso il disegno, eh, quelli che sono i loro sentimenti, i loro vissuti e noi in questo possiamo effettivamente sostenerli e aiutarli. I bambini non devono essere lasciati soli perché loro vivono, capiscono che qualcosa è cambiato, si è modificato, vedono una mamma che magari non sta bene, che magari si è allontanata per vari giorni perché è stata ricoverata, ha dovuto subire un intervento, perché la donna che torna non è la stessa che è uscita da casa e questo noi non possiamo... Pensare che il bambino non lo percepisca. Lui può tacere, ma certo non gli sfugge. Dottoressa, c'è un'età uh, un entro la quale o a partire dalla quale possiamo effettivamente raccontare a. Direi un adolescente, forse, o un preadolescente, che la sua mamma sta affrontando una malattia molto grave? Oppure è sempre meglio anche quando siamo di fronte a un ragazzino che abbia 13, 14, 15 anni, dire soltanto una parte essenziale della verità? Allora, intanto, questo è un discorso che andrebbe molto scansionato in base all'età del bambino. Um, il problema è che quando parli con un bambino non devi mai levargli la speranza, cioè la mamma sta affrontando una malattia, i bambini hanno esperienze delle malattie, perché si sono ammalati loro, perché uh, si è ammalata la mamma in passato, si è ammalato il papà, i nonni, poi dipende da quella che è stata la loro storia, però ovviamente loro sanno. Uno si può ammalare e sanno anche che uno può guarire. Quindi il messaggio che deve essere dato è questo: non è tanto la gravità, no? perché eh, come dire, noi non sappiamo, cioè ci sono genitori che poi purtroppo muoiono improvvisamente di incidente, di infarto, di un aneurisma che si rompe. Eh, L'adolescente è in un'età in cui non ha voglia di farsi carico di una situazione di gravità perché lui in quel momento è proiettato da un'altra parte, cioè per lui il dolore può essere la difficoltà a svilupparsi che vuol dire anche a mettersi in contrasto dei genitori per trovare la propria identità e in quel momento se il messaggio è sua mamma è gravemente malata, poi appunto dipende da quello che è lo stadio, dipende da tante cose, può essere un carico che impedisce al ragazzo in quel momento particolare di evolvere e trovare una propria identità. Per cui, come dire, il discorso è quello, ovviamente non si può negare che una persona sta male, nessuno di noi è in grado di dire se questa malattia impatterà e quanto impatterà e come impatterà sulla vita di quella persona, quanto que quella persona vivrà bene, male, per cui il concetto è quello di parlare di una malattia che si sta affrontando. Certo, assolutamente. Ehm, in apertura ehm, io l'ho presentata dicendo appunto che è vicepresidente di ACTO, eh, l'Alleanza contro i tumori ovarici e ginecologici, ed è ACTO che ehm, ha redatto recentemente questo report che fotografava la qualità della vita delle pazienti con tumori ovarici e ginecologici. Ecco, vogliamo entrare un po' più nel vivo di quelle che sono le attività eh, dell'associazione, che è un'associazione fatta anche di pazienti. Eh, in modo sostiene il miglioramento della qualità della vita di queste donne? No, intanto acto è differenziata, nel senso che c'è atto nazionale e poi sette regioni hanno le acto regionali. Ehm, diciamo che la mission è una per tutte, però poi ogni regione eh, fa delle attività per promuovere. La qualità della vita, cioè per esempio l'attività legata al movimento e all'importanza del movimento. Eh, ci sono delle attività, sono state fatte anche delle campagne col turbante, eh, delle campagne di oncoestetica, eh, di oncofertilità, quindi voglio dire le attività sono le più varie, ma sono anche attività che impattano in modo importante sul sociale, le faccio un esempio, per esempio Acto Puglia è riuscita a, a fare una cosa che reputo importantissima perché il problema di questi tumori spesso è la diagnosi ed è una diagnosi tardiva perché non hanno dei sintomi chiari molto presto, no? un tumore ovarico spesso è gonfiore dell'addome, digerisco male, eh, non mi sento bene per cui spesso ci vuole un po' prima di arrivare a fare la diagnosi corretta. E per esempio, dicevo che Acto Puglia ha fatto un progetto che è andato in porto della visita ginecologica e, ehm, come dire, e, e stagiazione delle pazienti in carcere, perché ci sono delle realtà, per esempio, che uno tende a dimenticare. Allora, le donne che sono... Uh, carcerate, eh, qualcuno le visita, qualcuno si pone il problema che anche loro si potrebbero ammalare e questa per esempio come dire, è una cosa importante. Un'altra cosa fondamentale è che Acto ha delle pagine dedicate per cui una paziente che per esempio scopre di avere un tumore ginecologico dovarico e non sa dove rivolgersi perché fra l'altro è fondamentale sapere che esistono dei centri di eccellenza e che l'intervento fatto in un certo modo può per esempio incidere sulla prognosi per cui uno può effettivamente tramite atto trovare le informazioni sui centri dove rivolgersi nelle varie regioni, sulle persone, un percorso di solidarietà, eh, consigli su come gestire determinati sintomi anche legati alla chemio e così via. Oggi come oggi le associazioni dei pazienti hanno un ruolo fondamentale, entrano nei tavoli di discussione regionale Entrano nella pianificazione degli studi clinici, cioè eh, il loro ruolo anche adesso con tutta la riforma del terzo settore sta cambiando. Eh, L'ACTO ovviamente è fo formata da pazienti, ma ogni acto regionale ha un proprio comitato scientifico, per cui il momento in cui vengono messe o date delle informazioni sono comunque validate. Non è che un paziente dice, Ma mi piacerebbe, no? Quindi, da questo punto di vista, ha sicuramente una funzione importantissima. Um, ci restano veramente pochi minuti, dottoressa Gregori, però ci tenevo a sottolineare questa cosa. Uh, lei ha detto uh, quando si riceve una diagnosi, laddove la diagnosi avvenga, perché ci sono anche uh, delle situazioni in cui questa diagnosi è tardiva, uh, spesso la donna è spaesata perché non sa a che rivolgersi, contatterò lo specialista giusto, sarà il centro adeguato per curarmi nel modo migliore. Ecco, volevo sapere se uh, da questo punto di vista Acto magari attraverso il proprio sito, attraverso uh, dei professionisti che possono essere a disposizione con una mail, o non so. In altro modo, eh, può fungere proprio da bussola eh, per chi eh, riceve una diagnosi di questo tipo? Assolutamente sì, eh, ci sono anche degli incontri con degli esperti online, brevi, e comunque eh, sicuramente ha le indicazioni su quali possono essere i centri, in base ovviamente alla regione nella quale uno vive, dove uno si può rivolgere perché il problema è proprio quello. Ho ricevuto una diagnosi, ora cosa faccio? No? Assolutamente. E quindi a chi mi rivolgo, dove devo andare? Eh, per cui sì, Acto in questo ha una grandissima funzione e questo è uno degli aspetti, direi, più importanti. No? Il primo, perché, eh, come dire, ora io con questa diagnosi posso orientarmi. Non sono sola, ma posso avere... E trovare dei riferimenti. Sì, assolutamente. Infatti avevo proprio usato il termine bussola non a caso, perché è proprio l'orientamento, ci si sente disorientati di fronte a una diagnosi del genere che è ovviamente eh, tra le esperienze più negative che si possano avere. Allora speriamo, insomma, dottoressa Gregori, che con le sue parole e con le indicazioni che abbiamo dato questa sera, eh, donne e famiglie possano trarre un aiuto, trovare un ancora, trovare dei benefici. La ringrazio per essere stata con noi questa sera. Grazie. Una mela al giorno non finisce qui, vi aspetto dopo una brevissima pausa pubblicitaria, non mancate.